Valerio Onida, Onida comandante costituzionale, certo. Il quale ha fatto un perfetto intervento a tutela di Mancino e di Conso, dicendo che queste indagini non spettano al tal Ingroia o a quello che si è alzato la mattina, ma al Tribunale dei Ministri, perché si tratta di ministri e sono decisioni ministeriali. Allora gli risponde Travaglio, che naturalmente è il più furbo, il più intelligente, il più lucido di tutti, e anche Onida, che tutti abbiamo ammirato sempre come straordinario costituzionalista, sbaglia, perché Conso non è stato inquisito in quanto ministro, ma in quanto ha detto falsa testimonianza nell'interrogatorio di qualche tempo fa. Falsa testimonianza quindi riguarda il Conso di oggi, non il Conso di allora, ma la falsa testimonianza però, dimentica Travaglio, insiste sul ruolo di allora, quindi è vero che tu lo inquisisci per una cosa detta oggi, ma con riferimento a un dubbio che il Conso di oggi ha una verità di allora, quindi inutile fare gli spiritosi, insomma è un mondo di pazzi. Tutte queste indagini e tutte queste inchieste e questi avvisi di garanzia a Conso, Mancino e l'altro che ascolta le telefonate e Napolitano che risponde a Mancino sono pura spazzatura, perché è evidente che il vice di Napolitano, che è stato con lui per 6-7 anni o quanto fosse presidente del CSM, se viene messo in difficoltà dai giudici, che ha governato come vicepresidente del CSM insieme a Napolitano per 5 anni o quanti siano, chiama il presidente di cui è stato supplente e sostituto, perché il vicepresidente del CSM ha le funzioni del presidente e coincide con lui, perché il presidente della Repubblica non le svolge a tempo pieno, gli telefona e dice: che cazzo devo fare? Che mezzo, tra l'altro come uomo napolitano, uomo che è in Parlamento da bambino, uomo che è stato comunista, uomo che è stato migliorista, uomo che è stato nell'area del PD, del DDS, di tutti questi movimenti su un piano anche, diciamo, di migrazione, gli avrà risposto: credo che tu non abbia fatto niente di male. Non ho capito, dove sarebbe questo problema? Quale sarebbe la tragedia? Che non doveva rispondere a Mancino? Non doveva rispondere, se no sono stato mio vicepresidente del CSM, che è l'organo di autogoverno dei giudici, e io se i giudici ti vogliono inquisire non ti rispondo neanche, dico no, facciano loro, ma sono dei pazzi, sono dei talebani pericolosi, perché ha ragione, senza avere ragione, per rispetto di argomentazioni logiche scalfari, non perché dice una cosa giusta, ma perché questa menata delle intercettazioni data dal fatto e da Travaglio è un'altra forma di destabilizzazione che serve a dire che noi non abbiamo mai avuto persone che abbiano governato con onestà. Ebbene, hanno governato con onestà, ma erano talvolta dei pusillanimi, erano talvolta uomini senza coraggio e hanno patito, come è giusto, l'intimidazione della mafia, ma non perché stavano con la mafia, perché tentavano di limitare crimini, stragi e altre violenze. Tutto qua, non mi pare complicato, perché il signor Ingroia si alzi la mattina e dice: no, abbiamo intercettato Mancino che chiamava Napolitano, che gli chiedeva aiuto, ma tua roba la fate. È un mondo di pazzi, di gentaglia che butta via i nostri soldi, fanno da rubi, processo che dovrà poi essere portato davanti alla Corte di Strasburgo per mettere in galera i giudici che lo hanno istruito, spendendo soldi nostri su un processo insensato, come vi dico da anni. E la stessa cosa vale per questa robaccia qua. Buttiamo i soldi a magistrati che invece di perseguire i reati inventano una serie di stupidaggini totalmente prive di senso, da quelle boccaccesche di Berlusconi a quelle cretine degli uomini di Stato che hanno fatto la trattativa con la mafia. Sono proprio personaggi pericolosi. Questo certo, è quello che vero. Certo. Sa, professore, che da ieri, dopo il suo racconto, io ho la visione del preside Modestini che mi dice 8:31. Credo di averlo anche sognato stanotte, lo sa, sì, professore. Pasquale Modestino, era bello vederlo da piccoli che sembrava grandissimo. Sì. E poi da grandi, quando io sono diventato grande, e non solo fisicamente, ma sono diventato grande. Lei è immenso, certo. Sono grande come diciamo visibilità. Lo certo. Vedevo da piccolo, poi l'ho rivisto e mi sembrava una persona anche gentile, era un rompicoglioni fenomenale. Era una catastrofe. 8:31. Io poi, guardi, posso dirle la verità rispetto alle mie scuole. Io non mi ricordo nessuna cosa illuminante, illuminata, imparata, ricordata e memorizzata
Io generalmente mi ricordo delle cose che ho saputo intorno alle 10:15. Certo, da cui il nostro spingere per far iniziare le lezioni. No, nel senso che quando lei va a scuola, a un certo punto c'è un professore che le dice qualcosa che le piace. Certo. Dice, ah, alle 8:30. Certo. No, è strano, eh? È vero. Però ma è un po'. E gli viene fuori intorno alle 10:15, 10:30. Certo. Va bene, professore, viva, ci sentiamo domani. Un abbraccio grande, fortissimo a lei. Grazie. E grazie a te, Marcello. A domani. A domani. A domani.